Arrivano i primi parziali verdetti della fase a gironi della 16ª Supercoppa Italiana di Sand Volley, disputata all'interno del Vivo Lega Volley Summer Tour. Alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro, Vero Volley Monza e Stabili Costruzioni Casalmaggiore concludono senza macchia il percorso nei rispettivi gironi e accedono alle semifinali come testa di serie e con una partita in meno. Nella fase a incroci, netto successo della Banca Valsabbina Millennium Brescia contro la Ework Leica Busto Arsizio, mentre la gara tra MT San Giovanni in Marignano e Cuneo Granda Volley si è protratta sino al tie break. Vittoria per le piemontesi e dedica speciale per Lidia Bonifazzi. Quindi venite tutti qua, andate a lanciare dei gadget. Bacio a mamma mia. Domenica mattina quindi le due semifinali. Monza incontrerà Cuneo, mentre Brescia dovrà vedersela con Casalmaggiore. Valeria Caracuta, palleggiatrice delle Casalasche, commenta così la prima giornata della competizione. Non poteva iniziare meglio, ecco, anzi ricominciare meglio. Siamo molto contente, è chiaro che inizialmente c'era un po' di tensione e non sapevamo come poteva andare, invece ci siamo sbloccate subito. Sono molto contenta soprattutto di essere ritornata al Lega Volley Summer Tour, perché comunque ci divertiamo e ora due vittorie su due, come hai detto tu, e vediamo cosa succederà. Devo dire che le due ragazze, cioè tutta la squadra, ci siamo allenate bene in settimana. Stiamo lavorando bene e si vede, nel senso che abbiamo raggiunto bella amalgama di gruppo, di squadra, e giochiamo l'una per l'altra, quindi ti dico, per il momento siamo soddisfatti, però non ci vogliamo fermare, ecco.